Ciao ragazzi, ben ritrovati su Fantasoccorso. Siamo giunti al big match della domenica alle 20:30, il posticipo serale Roma-Milan. Bella Gran bella partita. partita, due squadre che ci arrivano in maniera totalmente diversa. Il Milan con la fiducia per la semifinale conquistata in Coppa Italia e la Roma invece per la cocente eliminazione. Bruttissima sconfitta in Coppa Italia. Sette gol subiti, ragazzi. E pensate se fosse stato il campionato e qualcuno ci aveva Olsen in porta. Mamma mia. Prevedevo tanti suicidi in Che ottica brutta situazione. fantacalcio. La partita che può dare diversi spunti interessanti. Di Francesco appare messo un po' sulla graticola, quindi deve stare attento in caso di risultato negativo. Diciamo che in emergenza a centrocampo la Roma, con Sì. Anche Cristante Zonzi quasi a squalifica, quindi se dovrebbe tornare De Rossi. che si è ristabilito dall'infortunio. Passiamo quindi subito ai top e ai flop di questa partita. Consigliati. Vi facciamo assolutamente il nome di Zaniolo. Nonostante la brutta prestazione contro la Fiorentina, è comunque un giovane promettente, che fa sempre bene. È l'unico che prova ad accendere un po', diciamo, la luce lì sulla tre quarti, insieme ad El Shaarawy Sempre la legge dell'ex. che dal ritorno dell'infortunio è una garanzia, già due gol in due partite, quindi da tenere assolutamente d'occhio. E Manolas che ha fatto una bruttissima partita in Coppa, ma ci terrà sicuramente a rifarsi in campionato. Roberto, invece in casa Milan. In casa Milan facciamo subito il nome di Piontek. Il nome di Piontek, che ricordiamo viene dalla doppietta contro il Napoli in Coppa Italia. Crede molto in Piontek il Milan, quindi può fare Investimento bene, o meglio importante. deve fare bene. Poi c'è Romagnoli, ragazzi, che è il difensore più in forma del Milan. Quindi ricordiamo sempre la legge dell'ex, Romagnoli un ex Roma. Attenzione, esattamente. Quindi vuole fare bene contro la sua ex squadra. Poi c'è, a sorpresa, che l'abbiamo messo sempre nei flop, Bruno, che è quello di Sì. Bakayoko. Bakayoko nelle ultime partite sta giocando molto molto bene, Sì, è al di sopra vero. del 6, quindi è da schierare. Passato dall'essere un giocatore spaesato nel centrocampo del Milan a un punto di Ha riferimento. trovato la sua quadratura in campo. Sì, ha trovato la sua quadratura e ovviamente vi consigliamo anche Paquetà Anche se che. Paquetà, diciamo, è insidiato un po' da Mauri, ma non credo che lo lascerà in Sì, panchina io credo che Gattuso. giocherà perché ha dato sprazzi di classe, ha un bel piede, deve crescere sicuramente e integrarsi nel calcio italiano, però potrebbe fare bene anche in virtù della difficoltà che c'ha in mediana la Roma, Sì. quindi potrebbe fare bene. Detto questo, passiamo ai flop. Ancora una volta nei flop vi indichiamo Fazio. Nonostante il gol dell'altra volta, però comunque penso che con un avversario come Piontek non ha vita facile, diciamo, domenica Fazio. Sì, dovrebbe giocare Karsdorp in difesa, Sì. quindi vi sconsigliamo anche Karsdorp che su quella fascia ci avrà Suso, bruttissimo, bruttissimo Presumibilmente. cliente. De Rossi al rientro dall'infortunio non sappiamo in che condizioni potrebbe trovarsi e sicuramente non è una partita facile per il A rientro. rischio malus, Rischio malus. Dzeko, ragazzi, che sempre il solito discorso. Dzeko, potrebbe essere un po' a sorpresa l'inserimento nei flop perché nell'ultima giornata è tornato al gol. sì, è tornato al gol, ma Però anche non lo vede in condizioni del vero Dzeko. mentali, perché poi in Coppa è stato anche Espulso, quindi non espulso. è una fase molto molto buona. Beh, sicuramente credo sia proprio gli ultimi scampoli di carriera di Dzeko alla Roma. Credo che l'anno prossimo Dzeko andrà via e fase calante assolutamente Dzeko. Sconsigliamo in casa Milan Çalhanoğlu che sta offrendo delle prestazioni Diciamo degli alti e bassi, più bassi che alti e alti. bassi. Non alla sua altezza per un giocatore della sua tecnica e della sua classe. E vi diciamo anche Calabria perché su quella fascia avrà un brutto cliente che è Shaarawy. Ciao, sì. Poi con le incursioni anche di Zaniolo, quindi andrà molto in difficoltà secondo me Calabria, rischio malus. Esatto, potrebbe andare in difficoltà. Ragazzi, per questo big match Roma-Milan è tutto. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.